Rassegna stampa da, come sentirete, dal Corriere dello Sport, un giornale che vola, un giornale che parla, beh, d'altronde deve scrivere qualche cosa, no? Sono in edicola per questo motivo. Allora, vado a prendere l'edizione della campagna del Corriere dello Sport Stadio, che ci schiaffa due titoli, anzi, un titolone che è inerente al nostro amato Napoli ed è quello su Hamsik da record, un campione senza limiti. Il centrocampista slovacco ha giocato in 9 anni addirittura 24.961 minuti con la maglia azzurra tra gli stranieri ed è soltanto a Sallustro e Canè, quindi altri due baluardi della storia partenopea, e quindi questo ci fa enormemente enormemente piacere. Mentre sopra si parla di Juve, insomma, noi facciamo anche una panoramica in generale, non solo sul Napoli. Juve, Allegri firma e Isco sarà il regalo. Oggi il rinnovo del contratto del tecnico. Quindi buona notizia per quanto riguarda i bianconeri, come se non bastasse il quinto scudetto di fila. Beh, andiamo ad approfondire anche i temi dell'Europa League, perché beh, per i più distratti, ieri si è giocata l'Europa League. E il Liverpool va in finale battendo 3-0 il Villarreal, che era stato ridotto in 10 per l'espulsione dell'ex azzurro, fra l'altro Victor Ruiz, ed è stata un'ottima partita quella degli uomini di Klopp, che appunto affronteranno invece il Siviglia, che anche la squadra di Unai Emery cala il Tris, quindi la regola del 3 per Liverpool e Siviglia, che ha battuto lo Shakhtar Donetsk e appunto si proietta per la ennesima finale di questa formazione che per quanto riguarda l'Europa League è padrona assoluta della competizione. C'è anche qua Wikipedia di Pierluigi Pardo, René Simeone così lontani, poi vabbè approfondisce nelle pagine interne del Corrierone. Beh, ora andiamo a spulciare appunto i temi che ci propone appunto il Corrierone, il Corriere dello Sport. Hamsik, Viro Marek, quanto è bello, ha giurato fedeltà al Napoli. Terzo serie di sempre è un gol da Diego, come appunto leggevamo in apertura. 9 anni fa il capitano insegue i miti del club azzurro, quindi insomma continua la sua rincorsa verso la storia, per fare ulteriormente la storia azzurra. Possiamo qui andare a vedere le stagioni consecutive con la maglia del Napoli. Marek è a 9, appunto indietro di solo una stagione rispetto a Faustino Canè, ha superato gente come Diego Armando Maradona, che ha fatto 7 anni, e Pesaola 8, Altafini 7, Careca 6, così come addirittura il tanto contestato Walter Gargano. Poi approfondiremo quello che ha detto il Mota, insomma, se ne sono dette di tutti i colori. Marek è per i minuti in Serie A degli azzurri dal campionato 2007-2008 il più presente, abbiamo detto, con 24.961 minuti. Poi c'è Cristian Maggio, Paolo Cannavaro, ancora Gargano, Morgan De Sanctis, Ezequiel Lavezzi, Ugo Campagnaro, c'è Raul Albiol, Edinson Cavani e Gökhan Inler. Insomma, sono questi sono numeri che vanno presi decisamente per buoni, sono numeri decisamente impressionanti per quanto riguarda il capitano azzurro. E siamo felici che appunto lo slovacco sia ancora presente nella formazione azzurra, al di là degli allenatori che ne sono passati decisamente tanti negli ultimi anni, cioè tanti, il giusto nel corso degli anni dell'era De Laurentiis. Si parla di storia con Higuain, si parla di mercato con la Padula. Beh, andiamo appunto ad approfondire i temi di storia del perché appunto si potrebbe fare la storia in 180 minuti, dice il Corriere dello Sport, per quanto riguarda Higuain. 3 reti in 2 gare per battere Nordal e Angelillo. Perché ricordiamolo, Higuain attualmente è a 32 per quanto riguarda il campionato, superato anche Meazza, fermo a 31,
E Nordahl, beh, Angelillo è a 33, ex giocatore dell'Inter, mentre Nordahl, ex giocatore del Milan, in due stagioni fece in maniera differente 35 e 34 reti. Quindi Higuain ha due partite per scrivere la storia, non solo per quanto riguarda l'ottica Napoli, ma anche per quanto riguarda appunto la storia del campionato italiano. Approfondiamo invece i temi di calciomercato. Beh, c'è la Padula che è al centro appunto di tanto di voci di mercato e dell'interesse della Juve e del Napoli. Dice il presidente del Pescara Sebastiani che il Napoli è in vantaggio, gli azzurri sono in posizione privilegiata. Quindi il presidente dei biancoazzurri insomma, tende a favorire più il Napoli, almeno per questa corsa, all'interessantissimo attaccante della formazione del Pescara. E beh, secondo me è un giocatore assolutamente da tenere sott'occhio e vediamo un po' chi la spunterà. Beh, insomma, sono questi gli argomenti che appunto ci dice il Corriere dello Sport. C'è un Amarcord perché poi ci sarà anche il grande ex di turno, che è Gian Piero Ventura, storico allenatore, il primo allenatore dell'era De Laurentiis, ed è stato appunto il primo allenatore del Patron. Una sfida che evoca ricordi e anche un po' di nostalgia. Poi gli subentrò Reia perché non stava raggiungendo gli obiettivi di quella stagione. Beh, sappiamo tutti poi Reia come, la storia di Reia come è andata a finire, decisamente bene, e per lunghi tratti poi anche Reia è stato sostituito appunto da Donadoni, successivamente Mazzarri, Benitez e attualmente, beh, chiaramente c'è Sarri. Abbiamo fatto una sorta di excursus, quindi Ventura ci attende al varco. Beh, il Napoli non può prescindere dalla vittoria in quelli del Grande Torino Stadio, allo stadio del Grande Torino, perdonatemi, e quindi appunto bisogna fare soltanto il risultato, non solo per la storia di Higuaín, come abbiamo detto, ma chiaramente anche per continuare questa corsa al secondo posto, da consolidare, da tenere bello blindato e appunto, insomma, per ottenere i soldi, non solo per la campagna acquisti, ma per progredire chiaramente nel tempo.